fare i conti con l'ambiente. Siamo con Paolo Giacomelli di Federambiente. Oggi secondo giorno, un workshop importante, denso, zero waste. Io dico mito o realtà. Mettiamo in connessione quello che viene, come dire, proposto, venduto, quello che in realtà poi viene fatto con questi rifiuti. Zero waste oggi, come è stato detto, significa sostanzialmente zero sprechi, perché waste vuol dire non sprecare. E quindi l'elemento interessante di questa giornata è di ragionare su come i rifiuti devono essere raccolti e si deve evitare di sprecare i rifiuti. E quindi quelli che possono essere differenziati, avviarli a una filiera industriale del riciclo, quelli che possono essere riutilizzati, evitare di trasformarli, ma riutilizzarli. Il tema è importante perché ormai le raccolte costano e quindi vanno organizzate delle raccolte che costano il meno possibile per i cittadini, ma che sprechino meno risorse possibili. Questo è il senso di questa giornata, in cui poi abbiamo anche presentato alcuni impianti industriali che sono in grado di fare separazione dei rifiuti non raccolte solo in termini di monomateriale. Questo è importante perché da un punto di vista ambientale il costo della raccolta è un costo ambientale alto, basti pensare all'uso dei mezzi, però è importante, è possibile ormai separare industrialmente delle raccolte come quello del vetro e dell'alluminio, che poi vengono fatte in maniera congiunta. Grazie, grazie. Grazie a te.